cartelli di divieto di accesso inusuali che diventano delle piccole opere d'arte. Su tutti c'è la firma di Clet Abram, famoso street artist, conosciuto in tutto il mondo e che ha deciso di lasciare, per così dire, la sua personale impronta in alcune zone del centro storico di Figline. E così, dopo quello collocato all'ingresso dei Giardini Morelli in occasione della Festa della Donna, intitolato Una vera regina non ha bisogno di corone, sono spuntati altri contributi di Clet, in piazza Marsilio Ficino, in via Margherini Graziani e in via Gramsci. E come era prevedibile, si è scatenato il dibattito. I cittadini figlinesi commentano i cartelli stradali modificati, chi si mostra a favore e chi invece è totalmente contrario. Fatto sta che i cartelli di Clet fanno discutere. Chi non conosceva la street art adesso può vedere a Figline alcuni lavori fatti dal celeberrimo artista, conosciuto tutto il mondo, e che ha lasciato molte sue testimonianze in città come Parigi o Firenze, tanto per portare qualche esempio. Del resto Clet lo aveva detto, che la sua azione su Figline non si sarebbe limitata, per così dire, a cartello ai Giardini Morelli. Sì, ora oggi ho poco tempo, quindi farò poco, però tornerò perché abbiamo un progetto di collaborazione con il Comune di Figline che si chiama un progetto di educazione al codice della strada, perché come a Parigi sono stato chiamato dalla prefettura per presentare il mio lavoro ai ragazzi come introduzione alla conoscenza della cartellonistica, anche con Figline abbiamo intenzione di fare questo processo di educazione. Fra i filinesi c'è chi ci vede qualcosa di dissacratorio e di non rispetto delle regole, c'è chi invece apprezza e anzi è molto contento che un personaggio come Clet abbia scelto proprio Figline Incisa, piccola città di provincia, per installare le sue opere. In ogni caso, i singolari divieti di accesso stanno suscitando curiosità e ovviamente anche dei sorrisi fra i passanti e gli automobilisti che si trovano a passare per il centro storico filinese.